Dunque, intanto volevo ricordare che oggi l'argomento è il Celio ed è esattamente la pittura che state vedendo e seguiranno 29 maggio il Palatino, il 5 giugno il Quirinale e il 12 giugno il Viminale, per concludere. Stiamo passando alla metà con oggi. Allora, il Celio come si poteva rappresentare? In realtà, come vedremo poi, oggi lo conosciamo molto meglio, ma questo è chiaro. Quindi la scelta è stata di rappresentarlo inserendo anche al centro della composizione un edificio che a stretto rigor di logica non fa parte del Celio, anche se è alle pendici, al limite del Celio, cioè il Colosseo, come vedete. Il Colosseo sta nella Terza Regio, cioè questo settore, la regione terza di Augusto, che occupa lo spazio compreso fra il Celio e il Colle Oppio, l'Esquilino, cioè la zona di San Clemente, dell'Ius Magnus, eccetera. Il vero e proprio Celio è compreso nella regione seconda e marginalmente nella prima. Quello che vedete quindi è in primo piano il Colosseo, molto ben riconoscibile sulla destra l'Arco di Costantino, ma anche un'altra serie di edifici che stanno nello sfondo e che vi danno un'idea anche della situazione di tutta quest'area, la metà del Cinquecento, che come sapete è un'area praticamente vuota di edifici. Qui potete vedere sulla destra, dietro l'Arco di Costantino, gli edifici del Palazzo Maggiore, come si chiamava allora, cioè dei palazzi palatini, con ancora il Septizodium, qua, di cui parleremo subito, e poi questa ampia area vuota, qui subito dopo c'era il Circo Massimo, evidentemente, e poi tutta quest'area che sta fra Aventino e Piccolo Aventino, praticamente, fino alle mura aureliane, dove vedete la Porta Ostiense e la piramide di Gaio Cestio. Quindi, e poi la campagna al di fuori delle mura. Quindi c'è una rappresentazione in questo caso molto precisa, un po' come quella che abbiamo visto per l'Esquilino, cioè non avendo troppi elementi di carattere mitico su cui basarsi. Abbiamo visto che in genere si mette o il mito di Ercole, Caco oppure quello di Tarpea. Qui, non avendo nulla sotto mano del genere, in fondo si riprende in modo abbastanza fedele, tutto compreso, la topografia reale dei luoghi, anche se questi luoghi sono marginali, quelli più riconoscibili rispetto al Celio. Però possiamo vedere, adesso cominciamo questo scherzo, nella parte alta la vera e propria collina, le pendici del Celio verso il Colosseo, dove normalmente si dovrebbe trovare il Claudium, cioè il Tempio di Claudio, che qui non è rappresentato, anche perché allora era molto meno visibile, tenendo presente che il grande ninfeo che oggi è sulla Via Claudia era in gran parte coperto, interrato. Però si vede un grande edificio circolare, qua, e questo facilmente identificabile con Santo Stefano Rotondo, la grande costruzione circolare, penso tutti conosciate, che si trova poco dopo, venendo dal Colosseo, la navicella Santa Maria, la chiesa che tutti anche conoscete, Santa Maria in Domnica, e vedete anche l'acquedotto, gli archi neroniani dell'acquedotto che staccandosi dall'acquedotto di Claudio a Porta Maggiore portava l'acqua, io credo fin dall'inizio al Palatino, e non come si dice in genere solo per il grande ninfeo alle pendici del Celio, quell'enorme, forse la più grande fontana mai realizzata in assoluto, che ancora potete vedere lungo il fianco della Via Claudia. Tra l'altro, un monumento ancora tutto da studiare, insomma, perché no, a parte Colini, non. Uno studio specifico non c'è. Vediamo, vabbè, per tutto questo il Colosseo, grosso modo, è come lo vediamo ancora adesso. C'è stato qualche altro crollo della cinta esterna che poi è stata bloccata, quindi
come sapete, da quelle murature fatte fra 600 e 700 in mattoni, però grosso modo è nello stato in cui lo vediamo ancora oggi. La differenza è che sta in una zona completamente vuota di altri edifici, siamo in piena campagna. Già quando si passava il Campidoglio, in quel periodo non c'era ancora neanche il quartiere che poi occupò nel 600 la zona dei Fori Imperiali. E quindi vedete, c'è un cavaliere e altri personaggi che così passano accanto. Per sapere qualcosa c'è la bellissima relazione di Benvenuto Cellini nella sua vita, in cui racconta queste diavolerie che si svolgono al Colosseo e che lui descrive appunto come un luogo lontanissimo dalla città, in piena campagna. L'acquedotto non c'è molto da dire, ripeto, è un ramo dell'acquedotto Claudio fatto da Nerone. Oggi che sappiamo, io credo che abbia ragione la Villedieu che ha scavato questo edificio sul Palatino, nella zona della vigna Barberini, dove c'è stato questo assurdo episodio del dio Nerone, finito un po' abbastanza male tutto compreso, ma insomma dicendo che lì non c'era niente. Beh, lì c'è tanta roba, c'è intanto il tempio di Elio Gabbalo, su cui era stata eretta la scena, c'è questo monumento straordinario scavato dai francesi, adesso sarà ripreso lo scavo dalla sovrintendenza, che è un po' scippato la cosa alla scuola francese, nonostante fosse in fondo una sorta di trattato internazionale. Qui credo ci sia un discorso anche di scarsa sensibilità istituzionale, ma lasciamo stare, no? Non entriamo in questi discorsi. In ogni caso è nient'altro che il celebre edificio descritto da Suetonio, cioè la Cenazio Rotunda, la Cenazio che era la principale sala da pranzo della Domus Aurea, che girava continuamente giorno e notte ripercorrendo il movimento del cielo, come si riteneva allora, intorno alla Terra. E su questa dinamica adesso ci sono studi in corso di idraulici eccetera, ed è evidente che un edificio del genere, che richiedeva una tecnica, l'unica tecnica possibile, l'unico motore possibile per una cosa del genere, poteva essere idraulico. Quindi sicuramente l'acquedotto neroniano era fatto in particolare per questo edificio. Dopo la distruzione dell'edificio c'è il rimbombo. Se mi distacco un po', così va meglio? Se lo metto più vicino c'è il rimbombo. Allora, vabbè, io cerco di staccare bene le parole. Dicevo che l'edificio fu poi eliminato, visse praticamente pochi anni, forse addirittura pochi mesi, perché poi fu travolto dai rifacimenti di tutta la Domus Aurea da parte dei Flavio e Vespasiano in particolare, e probabilmente l'acqua fu utilizzata per, voi sapete, il Colosseo era dotato di un enorme impianto idraulico, ma anche chiaramente per la Meta Sudans, probabilmente, che sta subito lì sotto, anche se c'era un precedente della Meta Sudans a Colosseo, ma molto più piccolo. In ogni modo si capisce. Ecco, per quello edificio che è accanto agli archi neroniani, praticamente non sono in grado di identificarlo, a meno che sia uno degli edifici che stanno sotto San Giovanni Laterano, i resti delle caserme degli Equites Singulares, però non c'è modo. Invece l'edificio rotondo, non c'è dubbio, è Santo Stefano Rotondo, che è un edificio enorme. Santo Stefano Rotondo ha un diametro di 68 metri, quindi è una costruzione enorme, realizzata da Papa Semplicio a partire dal 467, quindi è di età, è una chiesa molto antica di V secolo, poi ampliata in seguito, che ha appunto una serie di portici, come sapete, intorno a un edificio centrale, e che però fino ad epoca relativamente recente, addirittura fino a Uelzen, ancora nel 1927, quello che è stato il più grande forse topografo di Roma antica, Christian Uelzen, credeva che la chiesa
Santo Stefano in Celio, poi prende il nome di Santo Stefano Rotondo, e questo crea confusione, perché in realtà con Santo Stefano Rotondo si intendeva fino ad allora un'altra chiesa, Santo Stefano delle Carrozze, che poi è il tempio rotondo detto di Vesta, che è vicino, che fu trasformato in chiesa con il nome di San Silvestro, ed effettivamente è circolare. Poi il nome è passato alla chiesa del Celio. Questo edificio, ripeto, ancora Uelzen, nei primi decenni del Novecento, riteneva che fosse la tolos centrale del macellum di Nerone. Il macellum di Nerone si trovava sicuramente in un'area ai margini del Celio, su questo si potrebbe fare un discorso, ma oggi non lo faremo, forse piuttosto ai piedi del Celio piuttosto che in alto, ed è rappresentato in un frammento della forma urbis, tra l'altro c'è scritto macellum, quindi non ci sono troppi dubbi in questo. Non può essere quello di Livia, che era molto, non aveva una tolos centrale. Comunque in realtà questa è una spiegazione abbastanza recente, credo, cioè ottocentesca, mentre in precedenza i topografi rinascimentali lo identificavano con un tempio di Fauno o anche con un tempio di Bacco, forse per la forma circolare. Quindi chi ha dipinto questo edificio credeva che fosse un edificio antico, e quindi in qualche modo è legittimo che lo abbia rappresentato. Allora, volevo mostrarvi alcune immagini parallele in qualche modo. Questo che è un bel disegno di Dosio, un architetto della prima metà del XVI secolo. I disegni di Dosio si datano in genere fra il 1530 e il 1550, questo siamo in quegli anni, quindi direi che è un disegno grosso modo contemporaneo alla pittura che vedevate prima. Potrà essere un po' prima, un po' dopo, ma forse un po' prima, ma comunque vi dà un'idea della situazione dei luoghi più o meno contemporanea. Cosa si vedeva in pratica? Questa è un'immagine ripresa dall'angolo del Palatino, esattamente dove è il Settisodio, e qui vedete, riconoscete credo proprio gli archi, oddio mio, come tocchi quello scatta, ecco, si vedono gli archi neroniani, oddio, si vedevano, ecco, che sono questi, ecco, questi qua, il recinto della zona che poi diventerà gli Orti Farnesiani pochi anni dopo. Si vede anche il Colosseo, niente, non vuole, il Colosseo lo vedete sulla sinistra, adesso lascio stare un attimo, e vedete sulla destra qua il clivo di Scauro. Ecco qui, che sale, si vede, riconosce benissimo l'abside di San Giovanni e Paolo. E quindi il Celio, ma visto da una prospettiva diversa, cioè dal Palatino. Vedete che è una zona, c'è un certo addensamento di costruzioni sulla parte alta del Celio, soprattutto chiese, San Gregorio al Celio, San Giovanni e Paolo, e però è nascosto dietro Santo Stefano Rotondo e non si vede, ma il Colosseo lo vedete qui a sinistra, soltanto in parte. Questa invece è un'immagine molto più recente, è un'incisione di Rossini che si data al 1829, siamo all'epoca di Giuseppe Gioacchino Belli, insomma. E vedete che però le cose non sono molto cambiate, tutto compreso, c'è il gruppo di costruzioni che vedete esattamente lo stesso, la prospettiva è la stessa praticamente, vediamo che non salti tutto di nuovo, San Giovanni e Paolo, il clivo di Scauro, più o meno siamo lì, qui si intravede Santo Stefano Rotondo sulla destra, gli archi neroniani, vedete che ancora tutta l'area è vuota di costruzioni moderne, si vede il Colosseo sullo sfondo e le costruzioni palatine a sinistra. In pratica quest'area non ha conosciuto grandi trasformazioni edilizie o meno urbanistiche fra il Medioevo praticamente e il pieno XIX secolo. Questa è la pianta di Lanciani, in cui si vede la stessa zona. Qui siamo alla fine dell'Ottocento,
Vedete qui gli archi neroniani che vanno alle terme dette di Massenzio, in realtà sono terme probabilmente severiane poi rifatte da Massenzio, e poi vedete sul lato opposto il Colosseo. Questa è presa naturalmente orientata in base al Colosseo, la pianta è girata e via. Insomma, riconoscete il Colosseo in basso. Tra il Colosseo e gli archi neroniani che vedete sulla sinistra si vede il Settisodio, di cui adesso volevo parlare, che è questo qui. E questo è, scusate, questo è il Circo Massimo ovviamente. E vabbè, e poi vai. Ancora un attimo, ecco. Volevo forse però prendere più che altro per mostrare la differenza. Questa è la carta, fra l'altro c'è qui oggi il miglior celiologo attualmente vivente, che è Carlo Paolini, che ci fa l'onore della sua presenza e che è stato appunto che è l'artefice di gran parte degli scavi che vedete indicati in questa pianta, nella zona compresa fra la Navicella, cioè Santa Maria Endosmica, in basso, dove vedete l'arrivo degli archi neroniani. Qui c'è gli ex giardini Mattei, attuale Villa Cenimontana, e poi c'è la chiesa, e poi c'è tutta questa serie di costruzioni che stanno nella zona dell'ospedale militare. Questo edificio molto importante, che era già stato visto alla fine dell'Ottocento, ma adesso è interamente scavato, che è la sede della corporazione dei dendrofori, c'è legata al culto di Cibele, ma insomma appunto vedete che poi invece questi altri scavi più verso San Giovanni sono stati fatti già nell'Ottocento, e in questa zona che vi sto mostrando c'è la casa dei Simmaci, la grande dimora patrizia di questa famiglia, che come sapete ebbe un'importanza enorme proprio alla fine del paganesimo, nel IV secolo. E sono appunto le grandi famiglie senatorie ancora pagane che esercitarono a Roma una forte egemonia proprio nel periodo che verrà da Giuliano l'Apostata alla fine del IV secolo, quando l'imperatore Eugenio rappresentò in qualche modo una forma staccata, anche se con rapporti comunque anche con Costantinopoli, che si concluse quando appunto alla fine del secolo, nel 497 credo, o 6, la battaglia del Frigido, gli ultimi pagani furono sconfitti. I Simmaci sono famosi insieme ai Nicomaci, che erano imparentati, e tra l'altro Simmaco, il grande Simmaco, fu quello che intraprese questa disputa che è rimasta famosa con Sant'Ambrogio sul problema della statua di Vittoria della Curia, in realtà che è stata poi ripubblicata in un grazioso libretto da Canfora, quindi facilmente accessibile anche con la traduzione, ed è uno dei momenti più interessanti del passaggio dal paganesimo al cristianesimo, e gli argomenti dei pagani non sono poi così trascurabili, cioè vale la pena di sentire anche loro. Ora, in realtà poi c'è un equivoco, apro una piccola parentesi, che in realtà non si parlava della statua della Vittoria, si parlava dell'altare della Vittoria, perché nella curia c'era questa statua di Vittoria messa ad Augusto, davanti alla quale c'era un altare in cui nel momento delle sedute senatorie si faceva un sacrificio, e quello che disturbava ovviamente Ambrogio non era la statua della Vittoria, ma era il sacrificio ovviamente. La disputa fu portata davanti all'imperatore, però alla fine i pagani, Simmaco dovette cedere, l'altare fu rimosso, forse fu anche rimesso e poi rimosso di nuovo, insomma ci fu una lunga vicenda che adesso vi risparmio. Allora, come vedete, oggi in fondo conosciamo molto meglio questa zona grazie agli scavi di fine 800 e anche recentissimi, appunto merito di Carlo Paolini. E qui vedete, per orientarvi, qui siamo nella zona dei ludi, cioè questo è un ludo che non si vede più, questo che vedete qua, su cui si discute del resto, che sta ancora nella terza regio, mentre nella seconda regio, mentre nella terza sta vabbè, non riesco proprio. Vabbè, tutti conoscete il Ludus Magnus, che però sta un po' più in alto quindi l'immagine, e poi c'è San Clemente e così via. Quindi vedete che in realtà oggi noi cominciamo a conoscere molto meglio la realtà archeologica del Celio, di cui del resto molto poco è visibile.
ancora oggi, perché tutti questi scavi ovviamente sono stati poi ricoperti. E questa è ancora la pianta di Lanciani, che vi mostra, adesso è inutile forse che... Beh, vabbè, insomma, Santo Stefano Rotondo, le caserme dei Vigiles, la grande caserma, le Celio è una zona di caserme. Questo si spiega anche per la sua vicinanza al Palatino, probabilmente, sotto il Santo Stefano Rotondo, il fatto che Santo Stefano Rotondo non avesse conservato un edificio precedente di forma circolare, è stato poi dimostrato dagli scavi, anche questi abbastanza recenti, adesso vi mostro. Ecco, questa è la visione, sempre ottocentesca, del Santo Stefano Rotondo visto attraverso gli archi dell'acquedotto, degli archi neroniani. Si vede in fondo un pilastro dell'acquedotto, si vede lì sulla destra. Questa è la strada che poi porta a San Giovanni e Paolo, naturalmente, dove passa questo acquedotto che poi va sul Palatino. Tra l'altro, come ci andava è un po' un problema, perché in realtà il Palatino è un po' più alto del Celio. E gli archi che ancora oggi si vedono, due serie di archi che attraversano la valle fra Celio e Palatino, non arrivano al livello del Palatino, per cui nel plastico di Gismondi lui ha aggiunto altre due serie di arcate al di sopra, ma questi sono di pura invenzione, perché in realtà non ce n'è traccia, non sono mai rappresentati e non ce n'è traccia neanche sul posto, quindi probabilmente le arcate furono solo quelle, due ordini di arcate. E allora questo complica ancora la questione, ed è evidente che c'è solo un modo, cioè c'era un sifone rovescio, che è conosciutissimo adesso, che si immergeva proprio all'altezza di San Giovanni e Paolo, e poi in realtà più che un sifone è un ponte sifone, perché la pressione dell'acqua con un forte dislivello diventava enorme. Ma questi sono conosciuti già dall'ellenistica, per esempio a Pergamo, per far andare l'acqua sulla Acropoli di Pergamo c'è un sifone rovescio che prende l'acqua a più di 100 metri di dislivello, quindi un numero di atmosfere pazzesco, quindi era una costruzione robustissima quella che ci serviva per permettere appunto che l'acqua non spaccasse tutto. In questo caso è una cosa a metà, cioè in Gallia ce ne sono molti conservati, cioè non si fa scendere l'acqua fino al livello più basso, ma si fa un sifone che serve solo a dare una pressione, diciamo per la metà o meno dell'altezza, poi c'è una serie di arcature e poi di nuovo la salita, quindi la pressione è meno forte, è quello che vediamo in questo caso. E anzi, l'iscrizione che si vede nella forma urbis, proprio nel punto dove cessa, dove scompare la rappresentazione, perché la squedotto è rappresentata nella forma urbis fino a un po' prima, si vede del resto, è conservato nel giardino di San Giovanni e Paolo, un po' prima di San Giovanni e Paolo, e lì scompare sia nella realtà, insomma, dell'acquedotto, sia nella forma urbis, cioè si immerge, lì c'è una grande cisterna, e probabilmente in quel punto, già visto da Lanciani, c'era il sifone rovescio, stava trovato un tubo mostruoso, un diametro di 60 cm spessissimo, che è chiaramente una parte del sifone rovescio, e lì c'è una scritta Aqueductium, che è stato sempre inteso come un errore, pensando che sia il gentio plurale di acquedotti, ma non sarebbe così. E recentemente invece Bruno ha dimostrato che è un neutro singolare, non è un genitivo plurale, e quindi è derivato da acquedotto, ma significa qualcosa che ha a che fare con l'acquedotto. Credo che significhi sifone rovescio, cioè infatti sta proprio dove l'acquedotto si immerge, scompare, e che bisogno c'era di indicare che lì c'erano gli acquedotti, mentre in altri casi in cui sono rappresentati non c'è scritto, quindi è una struttura particolare che si vuole sottolineare, è un apax, forse c'è una glossa, cioè non abbiamo altre testimonianze, non sappiamo come si chiamasse in latino il sifone rovescio, io credo che il nome sia quello, ma insomma, poi può darsi anche che mi sbagli. Ecco, questa è la situazione, questa straordinaria chiesa. Naturalmente l'elemento centrale coperto a cupola probabilmente era molto, non era 68 metri, 22 circa, però poi c'era una serie di portici, di porticati, vedete che sono solo in parte inseriti nella chiesa attuale, che ha perso un anello esterno, era ancora più grande di quello che potete vedere adesso.
È una chiesa stranissima in realtà, che non ha neanche un ingresso principale, come se è una, non che le chiese a pianta centrali fossero rare in quel periodo, però questa è veramente molto molto particolare. È dedicata fin dall'inizio al protomartire Stefano, e probabilmente si può risalire al modello che c'è già anche a Roma, se ci pensate, è l'unico confronto possibile, è Santa Costanza. Come sapete, Santa Costanza è questa chiesa circolare che sta sulla via Nomentana accanto a Sant'Agnese. In realtà quella è una chiesa che originariamente non era una chiesa, ma la tomba di Costantina, una delle figlie di Costantino, poi trasformata in chiesa. Ora, questa tomba ha più o meno, non è così grande naturalmente, però ha anch'essa una sala centrale voltata con un grande corridoio esterno, molto ben conservato, tra l'altro con tutto il mosaico della volta, con scena di Amorini Vendemmianti, penso che la conosciate, ed è una chiesa costruita ovviamente intorno al 330-340, non conosciamo la data esatta di morte di Costantina, ma è una tomba. Forse vale la pena di dire due parole anche su questo. In realtà noi sappiamo che, almeno a partire da Massenzio, cominciano ad apparire questi grandi mausolei circolari con spazio interno. Il più antico è quello di Romolo, sulla via Appia, dove è la villa di Massenzio, il circolo di Massenzio. Poi c'è, ma forse addirittura un po' più antico, sono contemporanei, più o meno è difficile datarli, pochi anni di differenza, quello che sta sulla villa dei Gordiani, sulla via Prenestina, che è similissimo a quello di Romolo e più o meno contemporaneo. Io sospetto che sia la tomba che si era fatto fare da vivo il padre di Massenzio, Massimiano Erculeo, e infatti la tomba poi non è utilizzata e viene abbastanza presto trasformata in chiesa. Poi Massimiano Erculeo entrò in conflitto con il figlio, lui era stato obbligato a dimettersi da Diocleziano, però il potere era stato preso, non era quello, Massenzio non doveva essere il successivo Cesare, Massenzio si impadronisce del potere, il padre ci ripensa, ritorna indietro, però entra in conflitto con il figlio, deve fuggire a Milano e muore lì e sarà sepolto a Milano, abbiamo il suo mausoleo a Milano. E quindi questa potrebbe, visto che è contemporanea o poco anteriore a quella di Massenzio, potrebbe essere, è una tomba imperiale. In quel periodo si sono fatti vari nomi, ma non c'è nessun imperatore che si poteva fare una tomba a Roma dopo la cofondazione di Costantinopoli. Roma non è più una capitale, lo ritorna solo con Massenzio e con Massimiano per pochissimo, quando Massenzio prende il padre come collaboratore. Poi però appaiono altri mausolei invece cristiani, quello di Elena, che tutti conoscete, Torpignattara, e poi la tomba di Onorio II, che forse non conoscete perché non c'è più, però è quella tomba che fu eretta accanto a San Pietro, una delle due rotonde, una è questa di Sant'Andrea, che in realtà è un edificio di terzo secolo, forse il Tempio di Cibele del Vaticano, e poi c'è questa tomba che è sicuramente la tomba di Onorio II, perché fu demolita quando fu costruita la sacrestia di San Pietro, quindi nel 600, e furono trovate delle gioielli con il nome della moglie di Onorio, quindi è sicuro. È interessante, Onorio si è fatto fare la tomba sull'asse della tomba di San Pietro, insomma, che no, è chiaro, insomma, come... Però queste tombe, diciamo, cristiane, compresa poi Santa Costanza, che invece è molto diversa dalle altre, hanno una differenza rispetto a quelle, alle due sicuramente ancora pagane, quella di Massenzio e forse anche di Massimiano, se è così, perché hanno uno spazio sotterraneo. Cioè, se avete visitato il Sepolcro di Romolo, sapete che intanto la rotonda è quasi scomparsa, ne resta poco, però c'è una parte sotterranea che è la vera e propria tomba, cioè queste tombe sono, come dire, la somma di una tomba e di un tempio. Il tempio è quello che sta sopra ed è chiaramente ispirato al Pantheon, sono dei piccoli Pantheon, a volta, a cupola, con lo stesso numero di nicchie tra l'altro, 3
per lato e una in fondo, sono proprio copie del Panteo. E questo probabilmente spiega qual è il modello, perché una tomba tempio noi ce l'abbiamo a Roma, naturalmente non con gli imperatori, non con Augusto e neanche con Adriano, anche se lì c'è qualcosa. Adesso lo studio recente ha mostrato che la parte terminale del mausoleo di Adriano era in realtà una piccola tolos a cupola, e quindi già lì c'è questo elemento, ma non così importante. Mentre invece è chiaro che il modello è il Templum Gentis Flaviae, cioè il tempio tomba fatto costruire da Domiziano per ospitare i corpi del padre, del fratello e di lui stesso, insomma, che era esattamente dove adesso è il planetario, davanti al planetario. È stato in parte scavato ed è proprio una tomba tempio circolare, anche se non ne resta quasi nulla. Ma probabilmente l'idea di mettere il tempio dinastico sulla tomba comincia allora, e si capisce, siamo addirittura all'interno del Pomerio e Domiziano è il primo che si autoproclama Dominus et Deus, quindi Dio vivente praticamente, e quindi questa operazione era possibile. Del resto la tomba era nel posto sul Quirinale dove era nato Domiziano. Lo scavo recente ha portato anche alla scoperta di un edificio di Taggio Claudia o Proto Flavia, insomma, che è sicuramente la casa di Domiziano. Dicevo questo perché invece manca qualcosa, manca la tomba di Costantino. La tomba di Costantino, che era ovviamente a Costantinopoli, sappiamo che era la chiesa degli Apostoli, che è stata demolita poi con la presa di Costantinopoli e trasformata in moschea. Quindi purtroppo non resta più niente. Ma questo mausoleo di Costantino è descritto dai contemporanei, Eusebio, Lattanzio. E sappiamo che il sarcofago di Porfido di Costantino era affiancato per ogni lato da sei sarcofagi per lato, che erano le tombe degli apostoli. E secondo l'intenzione di Costantino, degli apostoli veri, lui mandò a cercare le reliquie dei 12 apostoli, ne trovò solo due o tre e quelli li mise in questi sarcofagi. Però la presentazione di Costantino al centro dei 12 apostoli è suggestiva, perché è un dodecatheon, come il Pantheon. Pantheon non è un tempio di tutti gli dei, è un tempio dei 12 dei celesti. E infatti che vanno a coppie, più la tomba dell'imperatore, che avrebbe dovuto essere quella d'Augusto, però Augusto alla fine cambiò idea, ci mise Cesare, però avete tre nicchie per lato e in ognuna c'era una coppia di divinità, uomo e donna, Marte e Venere per esempio, e quindi ci sono sei nicchie, quella è chiara, è un dodecatheon, perché l'imperatore è, come il sovrano ellenistico, il tredicesimo dio, e per questo Ercole è il dio dell'apoteosi, perché Eracle è un uomo che diventa dio, va in Olimpo e diventa il tredicesimo dio. Il tredicesimo è quello che poi morendo diventerà dio. Beh, i 12 apostoli, perché sono 12? Sappiamo che erano di più, ma lì ce ne sono solo 12. E naturalmente Costantino non può farsi dichiarare il tredicesimo dio, però Costantino è il tredicesimo apostolo. In ogni modo, questo tempio, questa chiesa, sappiamo che era circolare, quindi è ancora una volta un modello che deriva da queste tombe tempio, però senza il sotterraneo. La tomba di Elena non ha un sotterraneo, ovviamente, perché non è una persona divinizzata, non ha bisogno di un tempio tomba. E quindi il suo sarcofago che conoscete, questo che sta al Vaticano, con scene di combattimento, fra l'altro stranissimo, perché probabilmente la tomba non era stata fatta per lei originariamente, si è pensato a Costantino, che poi dopo si è spostato, altri hanno pensato anche proprio a Massimiano Erculeo, cioè che il sarcofago fosse tolto dalla tomba di Massimiano Erculeo, ma vabbè, poco importa, ma non hanno un sotterraneo. Ora, praticamente, il modello della tomba di Costantino probabilmente noi ce l'abbiamo, ed è la tomba di Costanza, di Santa Costanza, cioè la tomba di Costantina, che in effetti ha questo tipo di struttura.
Quindi è molto probabile la tomba di Costantino, la chiesa degli apostoli a Costantinopoli, avesse questo tipo di struttura. D'altra parte una struttura del genere a Costantinopoli ce la possiamo immaginare, perché è la forma che Costantino diede alla chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Quindi è evidente che c'è questo gioco. È un'ipotesi, però forse capiamo anche questa forma curiosa per un protomartire come Santo Stefano, l'altro è San Lorenzo, come sappiamo, e quindi qualcuno che aveva un ruolo importante nel mito della Chiesa romana, insomma. Ecco, che non fosse però, scusate la cattiva qualità dell'immagine, che non fosse però noi sappiamo com'era il macello, ma aveva in effetti al centro un edificio circolare, un atolos, però non è sicuramente Santo Stefano Rotondo, perché lo scavo fatto alcuni decenni fa ha portato alla scoperta di un mitreo che vedete sotto, e che è il mitreo della caserma degli Equites Singulares, che è stata scavata accanto. Quindi evidentemente non è quello, e questa caserma dura fino a epoca molto tarda, la chiesa è di V secolo, la caserma dura almeno fino al IV secolo, e quindi possiamo anche dare torto per una volta a Uelzen. La chiesa non è un edificio pagano, ma nel 500 avevano tutto il diritto di crederci, visto che ci credeva ancora Uelzen. Scusate, sto passando a un altro argomento già svolto. Torniamo un attimo indietro. Torniamo proprio alla prima. Come vi dicevo, sulla destra, inutile parlare del Colosseo, insomma, no, ma si vede dietro l'Arco di Costantino, che è riconoscibilissimo. Gli edifici del Palatino, non sono rappresentati gli archi dell'acquedotto, ma è chiaro che è semplificata, ma soprattutto si vede un edificio facilmente identificabile, questo, che è chiaramente il Settizodio, o Septizodium o Septizonium, che era una gigantesca fontana, una fontana monumentale a più piani, che, come ci dice l'Istoria Augusta, era stata fatta da Settimio Severo per dare uno sfondo monumentale alla Via Appia. Praticamente la Via Appia arrivava proprio lì davanti a questo edificio, che stava proprio sull'angolo del Palatino, accanto al, se lo rivediamo un attimo, accanto, lo vedete qua, fra questo Settizodio, questo è il Circo Massimo e questa è la Via Appia. Quindi il punto di vista è dal Colosseo, quindi lo vediamo benissimo, è un grande edificio con grandi fontane, annicchie, insomma, monumentale. E dice il biografo di Settimio Severo che l'aveva fatto in modo, sappiamo se è vero, l'Istoria Augusta racconta anche varie panzane, ma insomma era il modo che aveva avuto Settimio Severo. Ricordatevi che Settimio Severo era un africano, era di Leptis Magna, il primo imperatore africano che arriva al governo dell'impero, preceduto già però da imperatori spagnoli. Spagnoli significa poi in realtà discendenti di coloni romani, ma insomma comunque Ariano e prima di lui Traiano. E quindi per impressionare, per far vedere la carriera che aveva fatto, per i suoi concittadini che venivano dall'Africa, naturalmente sulla Via Appia, per mostrare appunto il suo potere, insomma, questa enorme facciata monumentale. Di questa facciata si è conservata una parte fino al 500, quindi giustamente rappresentata nella pittura che vedete, riconoscibilissima. Restano tre piani di questo edificio, naturalmente solo una parte, che si sono conservati. Vedete, qui siamo, quello di sinistra è un disegno di La Frérie, che è poi l'autore della celebre pianta di Roma, 1546, quindi siamo 6 anni prima forse di questa pittura, quindi, sì. E quello di destra è di un anonimo, ma contemporaneo più o meno. Come vedete si era conservata molto bene, era una fontana adornata di marmi straordinari, si vede anche nel disegno che hanno una consistenza diversa, marmi colorati di varia origine, un monumento straordinario che poi fu raso al suolo pochi anni dopo da Sisto V.
E i materiali furono riutilizzati in vario modo, ma soprattutto per costruire la Cappella Sistina, cioè la cappella, una delle due cappelle che stanno a Santa Maria Maggiore, quella di destra, perché forse ricorderete che tutta l'area tra Santa Maria Maggiore e l'attuale stazione Termini era occupata dalla grande villa proprietà di Sisto V, insomma già da prima che diventasse Papa, e quindi quella era la tomba di Sisto V, insomma, da non confondere con l'altra Cappella Sistina, ovviamente. Quindi Sisto V ha fatto questo bel lavoro, questo è un edificio che conservato sarebbe stato straordinario, anche se in parte, e quindi ci dà anche un elemento cronologico, insomma, verso il 1590 fu demolito, quindi una trentina, quarantina d'anni più tardi. Volevo dire un'altra cosa qui prima di scordarmela. Ecco, per vari motivi, è più una domanda, visto che approfitterei della presenza qui di Carlo Pavolini, per vari motivi il frammento della forma urbis che rappresenta il macellum, ed è, se ne vede un pezzo, ma si vede benissimo che tutto un lato con la tolos circolare al centro e c'è scritto macellum. Allora, non è il macello più antico, quello repubblicano, che era stato demolito e sostituito dal Templum Pacis, che fra l'altro ha conservato più o meno la stessa forma, insomma, grande portico con le sedere. Non è il macellum Livie, che è quasi certamente quello scavato alla fine dell'Ottocento fuori dalla Porta Esquilina, cioè l'Arco di Gallieno, che non ha una tolos centrale, quindi dovrebbe essere il macellum Neroniano, che è il più monumentale, fatto prima dell'incendio di Roma. Ora, questo frammento della forma urbis, per vari motivi, rovescio grezzo, e soprattutto perché è una lastra bassa, si può mettere soltanto nella parte alta della forma urbis, quindi in una zona che corrisponde con il Celio. Adesso sappiamo che era sul Celio, quindi non... Ora, mi chiedevo... Pavolini ha scavato in un punto dove io avevo pensato, e poi anche l'autrice dell'unico grosso libro dedicato al macellum, Claire de Roit, che ha accettato la mia ipotesi, però mi domandavo, così guardando questa pianta, se non potrebbe essere questo, quest'angolo qui, perché sarebbe l'angolo di un grande edificio con taberne di cui non conosciamo la parte centrale. È solo un'ipotesi che mi è venuta in mente riguardando questa pianta, però da qualche parte qui deve essere, perché non si può spostare di molto, però questo non lo so. Adesso questa è una domanda che poi magari possiamo e saremmo in mezzo alla piazza che sta davanti, più o meno quel giardinetto che conoscete tutti, che sta, vedete qui il grande ninfeo Neroniano del Tempio di Claudio, qui c'è la piazza che sta davanti all'ospedale del Celio, e questo è lo scavo fatto da Pavolini, appunto, che sta nel giardinetto che sta al mezzo della piazza, va bene, che si è stato salvato perché doveva essere costruita questa zona, invece è stata fortunatamente scavata. Non so, è un'ipotesi che butto lì e non ci insisterei troppo, ma insomma, mi pare forse una possibilità. Dunque, scusate, no. Oh, qui vedete invece, con questo forse concludo, la situazione. Vi dicevo che praticamente il Celio è una zona di grandi caserme. La caserma dei Vigiles, che sta qui nella villa Ex Mattei, la villa Celimontana, dove fra l'altro è stato trasportato anche l'obelisco di cui ho già parlato, che viene dal Campidoglio. Poi c'è Santo Stefano Rotondo, e qui sappiamo che c'erano i Castra Equitum, i Castra Peregrina, poi ne riparleremo. Poi a San Giovanni, nella zona di San Giovanni, c'erano due, i Castra Priora Equitum Singularium, che sta via Tasso più o meno, e poi i Castra Nova Equitum Singularium, che corrisponde esattamente con la chiesa di San Giovanni, con Laterano praticamente. E vedete tutta una fila di caserme che sono legate certamente alla possibilità di intervento a difesa dell'imperatore, quindi nel punto relativamente più vicino al Palatino. L'accampamento degli Equis Singulares, poi questo poi sarà eliminato da Costantino
quando eliminerà e sarà donato alla Chiesa, e su questo è tutto scavato, tra l'altro diventerà poi il complesso del Laterano. L'altro accampamento, quello che è sotto Santo Stefano Rotondo, apparteneva a questo strano corpo che probabilmente è una specie di intelligence, cioè è molto vicino, cioè una specie di vexillatio abbastanza numerosa, con una serie di coorti, che era in parte utilizzata come guardia imperiale, forse per i primi interventi, perché forse i pretoriani erano troppo distanti, ma la distanza dei pretoriani, come sapete, si trovava nel Castro Pretoria, che è lontanissimo dal Palatino, forse non era casuale, perché come sapete i pretoriani hanno più volte creato loro gli imperatori, specialmente nel periodo dell'anarchia dopo la morte di Nerone, uccidendo e sostituendo. No, Claudio è stato praticamente eletto dai pretoriani, quindi forse gli imperatori li tenevano a debita distanza, perché se ne fidavano fino a un certo punto. In effetti si fidavano molto più dei Germani. C'era questo, nel caso, quando viene ucciso Galba, per esempio, c'era un vexillatio di Germani che era stata messa nel Atrium Libertatis, sulla cui posizione si discute, ma io non avrei dubbi per mettere dove la mette a Castagnoli, cioè sulla sella poi demolita già da Domiziano fra Quirinale e Campidoglio, ed è evidente che era proprio vicina. Infatti volevano intervenire, ma poi si persero per strada, conoscevano pochi luoghi, arrivarono troppo tardi, quando Galba era stato già ucciso, il corpo gettato vicino al centro del foro, dove era il Lacus Curtius. Un'archeologa abbastanza conosciuta, di cui non farò il nome, ritiene di dover collocare l'Atrium Libertatis accanto alla Curia, dove in effetti c'è un piccolo edificio repubblicano, ma minuscolo. E mi chiedo come mai i Germani si persero andando dalla Curia fino al Lacus Curtius, per i meandri della città, tentacolare, insomma. Questo dovrebbe essere un argomento sufficiente. L'altro argomento è che noi abbiamo un ottimo testimone, che è Cicerone, il quale nel 54, in una lettera ad Attico, dice appunto che è stato incaricato della costruzione di un ampliamento del foro, quello che certamente sarà poi il foro di Cesare, per incarico proprio di Cesare, e che quindi deve allargare il foro fino all'Atrium Libertatis. E per questo ha speso una somma soltanto per le espropriazioni delle case, una cifra enorme, credo 80 milioni di sesterzi, una cosa del genere. E, cioè, non si poteva transigere per meno con i privati. Alcuni maligni archeologi hanno detto che probabilmente Cicerone possedeva delle case in quel luogo, insomma, quindi aveva fatto salire il prezzo. Questo non è dimostrabile, ma non è impossibile. In ogni caso, se immaginate che l'Atrium Libertatis fosse accanto alla Curia, mi domando, primo, come mai si doveva comprare un'area che era pubblica, perché mi sembra che il foro difficilmente doveva essere acquistato, visto che siamo in pieno foro. E poi quest'area minima, perché sono circa 3.000 metri quadrati, che non bastano per costava 80 milioni di sesterzi, insomma. Cioè, il discorso è sempre lo stesso. È un discorso che io faccio inutilmente da 60 anni, non solo io, è un vecchissimo discorso, cioè del non leggere le fonti letterarie, i testimonia, se vogliamo dirlo in modo più nobile, come cosa assolutamente inutile per ricostruire la città antica. Questo è teorizzato, non è una cosa, non le leggo perché non so il latino e il greco, che è anche vero tra l'altro. Ma invece, come sempre, si idealizzano le proprie lacune, no? Questa è una cosa che andrebbe affidata a un psichiatra, forse uno psicanalista più che un archeologo. E, in realtà, poi queste persone parlano di Via Sacra, di Via Nova, e dove la trovano queste indicazioni? Via Sacra, Via Nova, dove?
a Roma, Festo, cioè, voglio dire, se non avessimo le fonti letterarie, noi non conosceremmo il nome di nessuna strada o edificio di Roma, praticamente, tranne quelli in cui c'è stata trovata un'iscrizione in situ, che sono rarissime. E, per esempio, a Pompei noi non conosciamo i nomi delle strade, le strade che conosciamo sono Via dell'Abbondanza, nomi moderni. In due o tre casi le conosciamo, perché sono, però i nomi delle strade in genere di quelle sannitiche sono state trovate iscrizioni, che per esempio sappiamo che la via consolare si chiama Via Usarino, ma insomma sono casi eccezionali. Allora, voglio dire, a Pompei abbiamo pochissime fonti letterarie, ovviamente, che non ci dicono niente sulle vie di Pompei o sugli edifici di Pompei. Alcuni si conoscono perché il foro si riconosce, l'anfiteatro si riconosce, i teatri si riconoscono. Però si riconoscono, sì, certamente per motivi di tipologia architettonica e cose del genere, però nessun edificio ha il suo nome proprio, perché non abbiamo testi. A Roma abbiamo i testi, a volte abbiamo i testi ma non abbiamo gli edifici, ma quando abbiamo tutti e due forse non sarebbe male coniugare le due cose, perché sennò è inutile chiamare la via sacra via sacra. Se uno fosse coerente, quella via che attraversa il foro romano a partire dalle pendici del Campidoglio fino all'Arco di Tito, che poi no, la via che passa sotto l'Arco di Tito non è la via sacra, ma insomma questo, anche questo è un vecchio discorso che non vorrei ancora una volta ripetere. Bene, sono uscito un po' dal seminato, ma qualcosa sul Celio dovevo anche dire, purtroppo da questa pittura più di quello che vi ho detto non si ricava. Le cose andranno ancora peggio quando arriveremo al Viminale, che è ancora meno documentato. Però per fortuna al Viminale un grosso edificio c'è, sono le terme di Diocleziano, e questo ci conforta. E con questo concludo, grazie. C'è qualcuno che ha piacere di fare qualche domanda, qualche... Che sia pertinente, per favore, al soggetto. Sì. Lo spunti in libertà. Ammiano Marcellino. Pertinente al soggetto. Ammiano Marcellino è pertinentissimo, ma... Come sapete, Ammiano Marcellino è il Tacito del tardo antico, diciamo. Oh, fra l'altro non è che conserviamo tutto Ammiano Marcellino, i primi libri sono perduti. Ammiano Marcellino è fra l'altro uno che riprende proprio lo scritto. Il microfono sta qui. Se fate anche un po' meno rumore forse riusciamo a sentirci. Dicevo che Ammiano Marcellino è uno storico che scrive nel IV secolo, è uno storico pagano, tra l'altro, e il suo eroe è Giuliano l'Apostata. Se non avessimo lui, penseremmo che Giuliano l'Apostata è brutto, cattivo, insomma, che è chiaro che tutta la tradizione cristiana su Giuliano l'Apostata è fortemente negativa, questo lo capiamo. Per Ammiano Marcellino, invece, è l'eroe. La descrizione meravigliosa che fa Ammiano Marcellino della morte di Giuliano, che viene ferito nella sua guerra contro i parti e muore nella sua tenda da Socrate, insomma, da saggio antico praticamente, è meravigliosa. Insomma. Giuliano l'Apostata era uno che voleva ripristinare i culti pagani. E, chiaramente un illuso, non c'era più nessuna possibilità di farlo, però insomma con tutto questo non era affatto una persona antipatica, fra l'altro è un grande scrittore, lui ci ha lasciato tutta una serie di operette molto divertenti, anche alcune ovviamente in greco, ma che è il loro difetto principale, direi, ma sono molto interessate. Per esempio dice, c'è una cosa sul culto di Cibele interessantissima, insomma, vabbè. Ammiano Marcellino ci lascia una serie di notizie assolutamente attendibili, che lui intanto è uno storico di alto livello, lui vuole volutamente imitare Tacito, infatti pur essendo chiaramente un orientale scrive in latino, tutti gli storici bizantini scrivono in greco ovviamente, quindi vuole anche sul piano linguistico, quindi ha fatto un grande sforzo linguistico, anche il latino non era la sua lingua naturale,
E quello che dice lo ha visto, ha partecipato ai fatti, insomma, quindi sicuramente è molto attendibile e quindi siamo tutti d'accordo che... Ma descrive il Celio però, descrive il Celio. Ammiano Marcellino? No, non mi risulta. No, descrive varie cose, ma non il Celio, descrive in realtà l'arrivo a Roma di Giuliano di Costanzo II, il figlio di Costantino, il celebre viaggio a Roma di Costanzo II. Adesso non ricordo se parli anche del Celio, lui parla soprattutto del foro di Traiano. O fra l'altro Costanzo II lasciò tracce poi evidenti della sua presenza a Roma, perché fece portare il grande obelisco, il secondo obelisco del circo, che è quello che sta a San Giovanni Laterano, che è l'obelisco di Tutmosis III, che è il più grande obelisco in assoluto mai realizzato. Adesso non ricordo se quello che non fu mai poi tirato fuori dalla cava, quello di Aswan, è un po' più grande forse. Comunque questo è alto più di 30 metri, 32 metri, insomma. E lo fece mettere, in realtà era già Costantino che lo voleva trasportare, poi lo porterà lui. L'altra cosa che fece è la costruzione di un arco. Oggi sappiamo con sicurezza che l'arco quadrifronte del Foro Boario è un arco che è citato come Arcus Costantini nel catalogo regionali, è in realtà un arco di Costanzo II, infatti anche stilisticamente si vede che è della metà del IV secolo. E poi anche altre cose, però non mi sembra che lui parli del Celio. È andato via Pavolini, quindi non lo sapremo mai, ma non credo proprio. Parla di tantissime cose, ma che si svolgono quasi tutto in Oriente, ovviamente, perché lui di Roma si interessa poco. Gli imperatori stavano in Oriente in quel periodo, non ci sono più imperatori a Roma dopo Massenzio, da quando Costantino decise di spostare la capitale a Costantinopoli, una delle capitali del resto, perché già con i tetrarchi c'erano varie capitali, Nicomedia, Salonicco, Milano, Treviri, e Roma era la capitale, così, la memoria di una capitale più che altro. Solo Massenzio tenta di far riprendere, e anche forse Costantino all'inizio, prima di decidere lo spostamento definitivo a Costantinopoli, che è inaugurata nel 330 circa. Per il resto non saprei rispondere, perché non è che conosco tutto, ma non mi sembra che ne parli, casomai ci sono, guardata, se... però nelle fonti raccolte da Lugli non c'è, quindi penso che è difficile. Anche gli storici di Costantino, Eusebio, Lattanzio, Lattanzio De Mortibus Persecutorum, sono dei contemporanei, quindi probabilmente il sogno di Costantino, quello della Oxinio Vinces, che in realtà lo sognò in greco, se guardate anche la pittura del Vaticano con il sogno di Costantino, è scritto in greco, perché Costantino probabilmente pensava più in greco che in latino. In ogni caso il sogno della croce probabilmente o è un fatto autobiografico reale, oppure è una cosa che l'ufficio di propaganda di Costantino ha messo in giro dopo la vittoria. E comunque non è una cosa tarda, è un'invenzione tarda, ne parla un contemporaneo, quindi anche se forse è un'invenzione, però è un'invenzione contemporanea, quindi in realtà i biografi di Costantino sono un po', come dire, elogiativi, però non inventano del tutto almeno le cose, visto che hanno assistito a molti dei fatti che raccontano. E poi la letteratura patristica, la letteratura cristiana è una letteratura enorme e poco sfruttata, tutto compreso. Forse un'altra notazione su questo, vi ho detto, se guardate il Migne, la grande raccolta del primo Ottocento di tutta la patristica greca e latina, sono centinaia e centinaia di volumi, pazzesca, e non so se qualcuno l'abbia mai letta per intero, forse il Migne. Dopo si consulta, insomma, in gran parte, perché credo che non c'è forza umana che permette, adesso ci aveva molti collaboratori il Migne, ed è una letteratura sterminata e molta è piuttosto antica, cioè di IV secolo, insomma, c'è una grande fioritura, o di V. Pensate solo a Sant'Agostino, Tertulliano e Minucio Felice sono addirittura più antichi, sono di II-III secolo. Del resto, se leggete la letteratura, è molto interessante, se leggete la
letteratura patristica dopo la pace costantiniana e prima sembrano due religioni diverse. Per esempio, per un rigorista, pratica un talebano, come mi diceva una volta Manacord qui presente, dice, è un talebano sostanzialmente, Tertulliano. Sì, insomma, anche il sesso ha i suoi limiti, nel senso che se anche uno è sposato e fa dei figli, vabbè, si tollera questo rapporto sessuale solo al fine di fare dei figli, come facevano una volta le vecchie signore liguri, che avevano questa camicia con il foro al posto giusto e dove c'era scritto, ricamato, non lo fo per piacere mio, ma per dare dei figli a Dio. Però, come dire, era questo il limite, perché già il matrimonio, sì, vabbè, insomma, era tollerabile, diciamo. Però molto meno tollerabile era qualsiasi discorso di rapporto con le donne per i grandi santi stiliti dell'Oriente, della parte dell'Asia Minore, quelli che si mettevano sulle colonne in cilicia, no? E la gente li portava da mangiare. Adesso mi ricordo San Simeone, sono due in realtà i Santi Simeoni. Sapete la definizione che dà della donna? Poi vi meravigliate che i sacerdoti sono tutti maschi. La Chiesa è stata sempre contro le donne. Tollerava la madre a condizione che fosse vergine, però, cosa rara, e quella lì soltanto, ma solo da partire dal Concilio di Efeso, cioè solo dal V secolo. Maria prima non esiste. Però la definizione che davano della donna questi signori era, ve lo dico in latino, poi se proprio insistete ve la traduco, che la donna è ipsum saccum stercoris, un sacco di merda. Questa è la definizione. Bisogna che della storia uno abbia tutta il percorso, perché poi anche sulla religione come fatto, diciamo, appunto, perché un talebano? Perché che cos'erano i crociati poi alla fine, se non talebani? Erano talebani, però erano talebani di parte nostra, quindi andava bene. Che i crociati, nell'unica conquista che fecero in Gerusalemme, abbiano massacrato tutta, il 100% della popolazione di Gerusalemme, che per un terzo era sì araba, ma per un terzo era ebrea, per l'altro terzo era cristiana, furono tutti uccisi, come a Sodoma, Gomorra, eccetera, perché questo diceva la Bibbia, no? E sostituiti con franchi, un regno franco. Ecco, voglio dire, e questo dura fino al XVII secolo, fino al XVII. Inutile andare a cercare poi ad Alessandria la povera Ipazia, l'ultimo filosofo del mondo antico fatto a pezzi insieme, no? Cioè, se contiamo i martiri pagani, che durano fino a oggi praticamente, se leggete questo meraviglioso libro di Ginsburg, si chiama Storie notturne, in cui racconti i processi alle streghe, che arrivano fino all'Ottocento, queste povere donne di paese, no? Che veneravano magari Diana ancora nei Monti Sibillini, che venivano bruciate vive dopo averle un po' torturate perché confessassero il loro rapporto sessuale, rigorosamente sessuale, con il demonio. Voglio dire, tutto questo è la nostra storia, non bisogna mica risalire di tanto, un secolo. Andate a leggere il sillabo di Pio IX, poi me lo raccontate, o il Vaticano I. Tutto questo è storia ed è anche la nostra storia. Noi facciamo la guerra ai protestanti, la Germania, la guerra dei 30 anni, la Germania, la guerra dei 30 anni, ha perso più della metà della sua popolazione. Più della metà della sua. È come se nella seconda guerra mondiale fossero morti 40 milioni di tedeschi, grosso modo. E tutto questo per motivi religiosi. Solo che a un certo punto la smisero in Europa. La smisero sostanzialmente per due motivi. Il primo, che nei protestanti e nei cattolici riuscirono a sterminarsi reciprocamente. Ci provarono continuamente, ma non ci riuscirono, erano troppi, no? E alla fine dovettero venire a patti. Per fortuna in Francia ci fu Enrico IV, il quale era protestante, prese Parigi, va bene, una messa, e fece il concilio di Nantes, no? In cui autorizzò la religione protestante, cioè gli ugonotti, in Francia.
poco prima erano stati sterminati però da Caterina dei Medici, di San Bartolomeo, in cui Carlo IV, Enrico IV si salvò per un pelo, perché lui c'era, si salvò scappando rapidamente, se no non avremmo avuto uno dei più grandi re di Francia, ma immediatamente dopo la morte di Enrico IV fu annullato il Concilio di Nantes, quindi si ritornò alla persecuzione, che continuò durante il Seicento tranquillamente, continuò anche dopo. E se andate all'Escorial, questo chiudo perché sono fuori asse completa, però è colpa sua, se andate all'Escorial, che è un posto terribile, voi sapete che l'Escorial è dedicato a San Lorenzo, quindi ha la pianta a forma di griglia, di graticola. Per cui quando andai, c'è il Scoriale e poi un altro edificio un po' più piccolo, che è il Palazzo de los Infantes, cioè dei Delfini, che attualmente appartiene all'Università Complutense di Madrid, dove fanno i cursos de verano, i corsi estivi, in cui ho partecipato anch'io. In queste stanzette a me piacciono molto, imbiancate a calce, con il letto di ferro nero, il comodo di legno scuro, insomma, molto spartani, molto belli, il letto comodo, c'è anche la doccia. Allora io mi sedetti in questo strano letto che all'inizio non riuscivo a capire, perché era fatto tutto, il dorsale era fatto tutto a sbarre verticali, la sbarra centrale sporgeva e c'era un anello, ci ho messo molto tempo per capire che era una griglia, che era una graticola, quindi è tipicamente spagnolo, no? Vi fanno dormire nella graticola di San Lorenzo praticamente, però non lo dicevo per questo. E quello che è impressionante è lo studio di Filippo II di Spagna, quello che dominava il mondo dalle Americhe fino alle Fiandre, insomma, no? Più potente sovrano di Europa, che ha uno studio che è un quarto di questa stanza, è un tavolo molto più modesto di quello che ho davanti io e basta. Era di un rigorismo mostruoso, era praticamente un santo vivente. Però se visitate l'Escorial c'è un sezione dove ci sono tutti i quadretti, 80x60, in cui sono presentati auto da fe, gli atti di fede, e si vedono queste piazze spagnole di varie città di Spagna che vengono attrezzate con sedili, un po' come per fare una corrida, e questo periodicamente, tutte le domeniche, e si vede da un lato che entra una fila di persone con dei berretti conici bianchi. E sono tutti marranos, cioè gli arabi dopo la presa di Granada, e gli ebrei, i più seri, filarono via e portarono via anche un po' di soldi. Chi rimase, si convertì, veniva sorvegliato e se per caso celebrava un culto ebraico a casa veniva bruciato vivo. Però per non perdere inutilmente, sprecare tanto bello materiale, non è che veniva solo bruciato vivo. Veniva bruciato vivo festosamente, cioè si faceva una bella festa in piazza, tutta la popolazione andava lì ad assistere a questo arrosto di decine e decine di persone, e questo per secoli. Sto parlando del XVII secolo, non del Medioevo, ecco, Europa, ecco. Questa cosa è finita, dicevo, perché si sono accorti dopo la guerra dei 30 anni che non ce la facevano a massacrarsi totalmente, e poi ci fu una cosa che si chiama illuminismo, e magari pure rivoluzione francese, no? Dove, come dire, basta, insomma, più o meno. Vabbè, se voi andate alla Conciergerie sull'isola della Cité e andate a vedere il museo della rivoluzione, dove ci sono tutte le ghigliottine eccetera, e lì ci sono tutti i condannati, sapete nel terrore quanta gente fu ghigliottinata? Circa 150, cioè niente. Se pensiamo a quello che succede intorno a noi adesso, in questo momento, bazzecole. Tagliarono un po' di teste, ma tutto compreso, furono abbastanza moderati. Però, voglio dire, non è tanto questo che ci deve interessare. Quando si parla di origini dell'Europa, no? Quali sono le origini dell'Europa? O quali dovrebbero essere? Trovo che tutto compreso, un filone che va dalla filosofia greca fino agli illuministi, forse è la linea più convincente. Naturalmente il cristianesimo ha una funzione nella fondazione dell'Europa, ma forse non esattamente dell'Europa che noi vorremmo, se noi stiamo anche alle tradizioni cristiane
È inutile far finta che tutto quello che è successo non sia successo. Il penultimo Papa chiese perdono, però milioni di morti ci sono stati per fatti religiosi della nostra religione, quindi il povero Giuliano l'Apostata era un fiorellino, insomma. Bene, scusate, ogni tanto mi devo fregare.